come ci vengono dati dall'istituzione religiosa, non sono facilmente comprensibili, non sono facilmente credibili, anche perché io ho fatto l'esperimento da ragazzino, cioè concentrarmi per capire cosa mi diceva il prete quando spiega il Vangelo, non ci sono mai riuscito, alla fine perdevo il filo da qualche decima, alla fine che ha detto? Non si capisce. Infatti non a caso i religiosi sono quelli che insegnano la demagogia, cioè l'arte di parlare forbito senza dire nulla. Andreotti andava dai gesuiti, sono i maestri della demagogia, Andreotti andava dai gesuiti a prendere lezioni di demagogia, cioè fare chiacchiere per non dire nulla, in modo che la gente rimanga ignorante e non ci possa essere, diciamo così, spirito critico nelle persone, perché il potere non ama essere criticato, il potere non ama essere spiegato, il potere non ama essere compreso, perché se lo si critica, se lo si comprende, forse finisce di essere un potere.